Anche il signor Vegeta in passato è stato malvagio, ma possiamo definirlo cattivo ancora adesso? In effetti, Akuta è anche un'azione malvagia, quindi è dai nostri. Allora perché è Kakarot il puro? Basta lamentarti! Papà, avverti qualche cambiamento? Ma non saprei. Ecco, scusi l'attesa. Questo è il cibo che viene chiamato Eviteri. E vorrei anche quello. Ah, ci sono riusciti! Potenza combattiva. Ci siamo! Goku è finalmente diventato un dio! Goku, forza! Fagliela vedere, quel capone! Lascia perdere, Goku! Non sei in grado di combatterlo, così non sei certo un dio. Ma come? La tua potenza combattiva è aumentata solo perché hai radunato in te l'energia di tutti gli altri. Sì, è così, infatti. Il tuo amico ha ragione. L'aumento della tua potenza è solo... Non puoi definirti un dio. In effetti ha una sua logica. Me lo aspettavo. Non sento ancora la forza sufficiente. Oh no! Non avete considerato un particolare? Spremetevi le meningi, villici! Si tratta di 5 persone che devono riversare la propria luce in un altro. Quindi i Saiyan necessari in totale sono 6, non credete? Sì, giusto, ci siamo sbagliati. Sono 6? Ma l'altro dove sta? Giusto, Vegeta, tu non avevi un fratello minore serio e onesto? Si trova su un pianeta lontano e non so neanche dov'è esattamente. Non gli hai chiesto di darti il numero di cellulare? Ne ho abbastanza. Speravo in qualche interessante sviluppo, ma mi avete deluso. Mi sta venendo sonno, per cui distruggo la Terra e me ne torno a casa. Scusi, un altro Saiyan ci sarebbe. Cosa dice Videl? Che cosa significa? Ecco, ancora non è un altro Saiyan. Sarebbe più giusto dire che presto lo diventerà. Comunque, nelle sue vene scorre senza dubbio il sangue di un Saiyan. Sei forse impazzita, figlia mia. Tuo padre è eccelso, è vero, ma resto sempre un terrestre. Ah, non mi sto riferendo a te, papà! Ecco, posso spiegarlo io. Dovete sapere che nel ventre di Videl sta crescendo un bambino. Diventare un dio oppure no? Forza, unisciti anche tu al gruppo Videl e riproviamo da capo. Ma siamo certi che funzionerà, il bambino non è ancora nato. Comunque sia, non abbiamo da perdere, proviamoci. Come temevo, non ci stanno riuscendo. Sempre! I suoi capelli ora sono rossi. Già, però per di più lo trovo anche